È reduce dalla Mongolia Race, l'ultima delle sue imprese sportive, una delle tante che ha portato a termine in questi anni. Simone Zami, piacentino, personal trainer e preparatore atletico, non è nuovo a questo tipo di avventura. Una sfida con se stesso, ci racconta, ancora prima che con altri. Una passione per lo sport, per la corsa in particolare, nata da ragazzo, praticando atletica e arti marziali. Poi negli anni ho incominciato a fare mezze maratone, maratone, poi mi sono stancato di correre sull'asfalto, per così dire, e mi sono dedicato al trail running, cosa che faccio da ormai 20 anni. Quindi corse in montagna, sulle Dolomiti o in Toscana o insomma anche sui borghi che si affacciano sul mare. Questo mi piace molto perché mi dà la possibilità di conoscere l'Italia, i borghi più belli, i posti più belli. E il fatto di correre in queste bellezze fa sì che ti fa sentire meno la stanchezza, insomma. Poi dal trail running sono passato alle corse a tappe, questa è la mia settima, e ho fatto 4 volte la Marathon de Sable, una gara in Patagonia, una in Cile, adesso in Mongolia. Sono tutte gare a tappe che hanno una distanza in comune da 250 km. Si dividono in 6 tappe. E per un totale di 7 giorni. Sono tutte in autosufficienza alimentare, quindi la difficoltà non sta solo nella corsa in sé, ma anche nel preparare bene lo zaino per portare tutto il cibo che serve per una settimana, la settimana di gara. Poi ci spiegherà qualcosa. Sì. Quindi l'ultima, quella da cui è appena tornato. L'ultima l'ho fatta in giugno, adesso in Mongolia. È stata una gara abbastanza dura perché da un punto di vista logistico-climatico ci sono state varie difficoltà, quindi oltre alle difficoltà della gara c'è stata la difficoltà che l'ambiente era abbastanza umido, ci hanno fatto attraversare dei fiumi e quindi ho avuto qualche fastidio ai piedi. Però è andata bene. È andata bene, nel senso Cioè, che andata bene cosa vuol dire? Che uno arriva a termine in allora, modo. andar bene significa portarla a termine nel migliore dei modi, quindi finirla. Finirla in un buon stato di salute, perché poi io di solito appena torno in Italia devo riprendere il lavoro, quindi non ho tempo per riposarmi. Ma ciò comporta, per finirla bene, un anno di allenamento specifico per poter affrontare questa tipologia di gara. Ecco, parliamo un attimo della preparazione. La preparazione specifica consiste non solo nella corsa, che di solito ho 3-4 impegni a settimana di corsa, corsa qualità e corsa di lunghi, ma a questo unisco almeno una volta a settimana la mountain bike perché mi permette di fare forza sulle gambe senza gravare sempre sulle articolazioni del ginocchio, del caviglio, della schiena. E poi faccio almeno 3 allenamenti specifici funzionali in palestra, quindi pochi carichi, con poco peso, ma corpo libero e allenamento sulla resistenza e sulla forza. La gara non inizia al nastro di partenza, ma inizia nel momento in cui si prepara lo zaino a casa, perché lo zaino deve essere essenzialmente leggero, funzionale e stabile. Ma da un punto di vista alimentare cosa si porta Allora, da un punto quindi? di vista alimentare, diciamo, negli anni ho affinato questa tecnica. Durante la gara ho delle barrette, alcune le compro in commercio, che si trovano in commercio abbastanza buone, altre me le faccio fare in modo artigianale, quindi con dei preparati ottimi, insomma. Il pasto principale normalmente quello durante il giorno è pasta liofilizzata. Invece il pasto serale è prosciutto crudo che porto sempre sotto vuoto, un pugno di couscous e soprattutto un buon pezzo di parmigiano reggiano, anche questo sotto vuoto. Sono tutte cose che hanno un alto indice, diciamo, proteico. Saziano, ma soprattutto ti danno anche un'idea di mangiare buono, no? Di mangiare quello che mangi normalmente a casa, cosa che non è indifferente in questi posti. Nello zaino non c'è solamente il cibo, ma c'è una lista abbastanza lunga di materiale obbligatorio. Ad Questo lo esempio, rende pesante. Io quest'anno tipo sono riuscito a fare 8,8 kg di zaino, normalmente ero sui 7,5 kg.
perché purtroppo per affrontare queste gare in queste condizioni particolari climatiche ti richiedono il sacco a pelo per dormire, il piumino per la sera, pantaloni lunghi, maglia a maniche lunghe, cappellino di lana, guanti, keyway, poncho, lampada frontale, lampada rossa da mettere sullo zaino per la gara notturna, i bastoncini, insomma, tutte cose che pesano. Che cosa le lasciano queste avventure? Diciamo che queste gare rappresentano per me soprattutto una sfida con me stesso, perché io vedo che col passare degli anni addirittura tendo a migliorare nelle performance. Quello che mi lasciano è comunque una gran voglia di affrontare un'altra gara simile, perché ormai è diventata quasi una necessità per me.